Castagno, ecco che chiama lo schema negro sul punteggio di 0-0 con Francesco Pecoraro pronto ad immortalare l'eventuale gol della Salernitana. Palla sul secondo palo in mezzo, la rete! Questo è un grande gol perché Khalil non è un giocatore molto alto, ma ha scelto il tempo giusto, l'ha toccato con, diciamo, non dico con la nuca, ma quasi, tanto perfetto questo cross, va in anticipo e trova l'incrocio dei pali, un gol veramente di questo giocatore molto bravo a scegliere il tempo per toccare la palla di testa. Naturalmente è tutt'altro che tocco. Un giocatore molto bravo a scegliere il tempo per toccare la palla di testa. Naturalmente è tutt'altro che contento Lerda, ce l'ha soprattutto con Lopez. Gli ha detto quelle palle non le puoi perdere così, l'hai stoppata. Baba mama rafiki, baki e mi musuri, bato toyo de yetu, baki e mi musuri, baba mama rafiki, baki e mi musuri, tuna pena we, facciando nato e Trevisan innesca il numero 6, un'azione d'attacco, un'uscita alla Franco Baresi o alla Samba, come volete voi. Intanto arriva la rete della Salernitana con Franco che riesce a mettere dentro dopo il traversone. Sono centinaia quelle di Catanzaro, 6-7.000 quelli della Salernitana, sono stretti in forza a Piccolo Armando che sta, non vogliamo come dire con questo essere vittorio, che sta veramente giocando una partita ben più importante di quella che si giocherà oggi allo stadio di Salerno. Veniamo invece alla Salernitana, avversaria, maniera fittissima, parte Khalil, rete, Khalil, un destro che lo lascia lo scatto a scuffia, 33esimo minuto, Salernitana 1, Catanzaro 1, torna in parità il risultato allo stadio Arechi, al 33esimo minuto, Gaetano Khalil fa centro per la Salernitana. Scappo a
Scuffia un tiro forte e preciso. Scuffia è rimasto in demoniato, campionetta, campionetta, mette il pallone al mezzo, attenzione, pallone fuori Calenda, rete! Pallone fuori Calenda, rete!